Lei in questi anni ha investito nei giovani fortemente e non è indietreggiato un passo. Ma io sono abituata a non indietreggiare di un passo, perché questo me l'ha insegnato mio marito. Si fanno delle scelte e si va avanti con sacrifici. Sicuramente la memoria è un grande impegno, però bisogna decidere da che parte stare. Io l'ho deciso quando ho sposato Antonio Montinaro. Lui, dico sempre, ha fatto un giuramento allo Stato e alla Polizia di Stato. E io l'ho fatto a mio marito quando mi sono sposata, quindi se qualcuno pensava di fermarci quel giorno, quel maledetto 23 maggio, non hanno capito niente, perché noi continuiamo ad andare avanti e lo dimostrano, insomma, tutti questi ragazzi che stanno qui dopo 29 anni e parliamo comunque di Antonio, Vito, Rocco, Giovanni, Francesca, e quindi questo è molto importante. Io personalmente ho un senso di colpa se non vengo, perché l'ho detto sempre, io il 23 maggio vengo a festeggiare, sembra una bestemmia, ma in realtà voglio dare un senso positivo a questo evento che ormai, insomma, purtroppo non torna, no? Allora non ci resta che dare un senso, e io, come se mi ricaricassi per tutto l'anno. Ti rendi conto che sei circondato di gente che proprio non c'era il 92, quindi hai il compito, senti a questo incarico di raccontare come è andata, di raccontare cosa è successo e raccontare cosa è successo, perché poi col tempo si sa, c'è sempre qualcuno che cambia le cose, allora, quindi hai in più questa responsabilità. A Giovanni Falcone è sicuramente stata una persona importantissima sia per Palermo che per tutta l'Italia, perché ha combattuto con coraggio contro la mafia e contro la malvagità che ogni giorno vive ancora oggi nel nostro paese. Per noi studenti è bellissimo poter ricordare queste persone importantissime anche attraverso la musica, che è un mezzo potentissimo che ci unisce e ci aiuta appunto a ricordare chi non c'è più. Che la musica sia il modo migliore per esprimere i nostri pensieri e per ricordare questi eventi che hanno comunque segnato la storia del nostro paese e della nostra città. Quindi noi abbiamo cercato di esprimere con parole semplici, in modo da poter arrivare a tutti, per comprendere che questi eventi devono cessare. Noi abbiamo cercato quindi di farlo. Secondo te chi era Giovanni Falcone? Un eroe. C'è poco da dire, è stata una persona che veramente ha cercato di aiutare il nostro paese tantissimo, fino alla fine davvero. La sua memoria veramente resterà sempre nei nostri cuori. Sta partita, sta battaglia se finisce, la mia semina fiorisce, la mia semina pecrisce. Ehi, in 5 anni la mia svolta comincia a fare la scorta, lo pensai serenamente per difendere sta gente.